Salve a tutti! Oggi vi mostro la scheda wireless che ho acquistato per il computer di mio figlio. Ve l'ho già accennato nell'altro video in cui vi mostro tutti i componenti che ho acquistato appunto per assemblare questo computer. L'assemblaggio lo farò a breve e ve lo posterò con un altro video, e questa scheda è l'ultimo dei componenti che ho acquistato. È una marca strana, ovviamente cinese, però rispetto ad altre aveva praticamente tutto, cioè sia il Bluetooth sia il wireless, funziona su PC Express, il Bluetooth tra l'altro è 5.2, molte altre sono 4, e funziona su tre bande, 6 GHz, 5 GHz e 2,4 GHz. La 6 magari è poco usata ancora, però diciamo che questa scheda è tra le più complete che si trovano su Amazon. Mi è costata 39€, quindi non poco, però tanto valeva provare. Vi avevo già raccontato nell'altro video che ho deciso di prendere questa scheda perché uno non mi andava di comprare altre power line, i ripetitori della linea, poi anche perché io ho già passato un cavo dal piano terra al piano superiore e sopra è collegato un altro router, un vecchio TP-Link che avevo quando avevo un'altra ADSL, e quello mi ripete tutto il wifi anche sopra, solo che la stanza di mio figlio ha il computer a 5, 6, 7 metri con i muri. Ho usato in passato con un vecchio computer che gli avevo assemblato con i componenti che avevo una di quelle chiavette 2,4 GHz, le classiche wireless che hanno la stessa funzione di questo, solo che sono piccoline e la linea arrivava proprio minima. In questo caso dovrebbe essere perfetta, almeno anche leggendo le recensioni, e poi anche a livello hardware si capisce che deve funzionare benissimo. Potrei anche passare il cavo, c'è la possibilità, solo che devo comprare altro cavo, devo mettermi con la sonda dentro i corrugati. Francamente è più veloce così e il prezzo probabilmente è identico, se non magari ho risparmiato pure qualche cosina rispetto che comprare il cavo e poi farmi un mazzo tanto per riuscire a collegare il tutto. Qui possiamo vedere un cavetto, questo è il cavetto per il Bluetooth, si collega a una porta della scheda madre per l'USB, questa per i profili bassi, praticamente quei computer micro ATX che sono proprio stretti. Nel mio caso è un case normale, quindi non avrò bisogno di quella. La staffa che serve a me è già montata, vedete? La classica staffa lunga per i case ATX. Qui ci sono le porte per le due antenne, vedete c'è anche il dissipatore. Qui se non mi sbaglio questa parte si accende un LED quando sta funzionando. C'è un QR code dove c'è il sito da dove si possono reperire i driver, però dalle recensioni che ho letto Windows 10 e Windows 11 lo riconosce in automatico, poi magari per delle funzioni in più è necessario andare in internet, ma c'è anche il DVD, quindi eventuali programmi per farlo funzionare meglio o qualsiasi altra cosa sta qua dentro. C'è anche un cacciavitino, un paio di viti, ovviamente un manuale di istruzioni. Le istruzioni sono solo in inglese e francese, vabbè, non sono un problema. E infine, ma non per ultime, le due antenne, senza di queste non serve a nulla. Tra l'altro sono due antenne da 6 decibel l'una, perciò sono molto potenti. Ok, io vi ringrazio tanto per l'attenzione, mi raccomando iscrivetevi al canale, magari mettete un like e condividete, e noi ci vediamo ai prossimi video.